canto e mito, il mondo classico nella poesia dell'opera di Alberto Savinio, un grande del XX secolo, musicista, scrittore, drammaturgo, regista, ma anche pittore e scenografo. Una personalità eclettica, unica. Il suo vero nome era Andrea Alberto De Chirico, fratello minore di Giorgio e forse messo in ombra da lui. Fratelli diversi della mitologia, come i Dioscuri. È una differenza che nasce proprio da una forse diversa visione della realtà, uno sguardo sul mondo che è sicuramente più fantasioso, più poetico, più immaginifico in Savinio, in De Chirico direi forse più filosofico. 90 opere, spesso di collezioni private, raccontano un mondo fantastico, ispirato alla cultura classica, nello scrigno di tesori del collezionismo romano. A Palazzo Altems da sempre c'è stato questo lavoro sulla reinterpretazione dell'antico. Per esempio c'è un'opera di Savinio che riprende il tema di uno dei gruppi scultori presentati qua della collezione Ludovisi, che è il gruppo di Oreste e Elettra. E poi ci sono comunque dei rimandi costanti all'antico, al classico, alla reinterpretazione del classico, alla mescolanza tra classico e moderno. Dalla mitologia, i De Chirico erano nati in Grecia, alle avanguardie frequentate in Germania e a Parigi, fino alla creazione della metafisica. L'ironia di Savinio diventa addirittura crudele, ritratti di famiglia con teste di animali da cortile. Un mondo salvato dalla fantasia e dalle isole di giochi multicolori che galleggiano nel mare e sull'aria. Una vivacità che commuove nel ricordo del figlio di Alberto, anche lui artista. Mio padre era un padre, diciamo, molto incoraggiante e affettuoso a suo modo. Dico a suo modo perché non era una persona particolarmente espansiva, diciamo, come padre. E quindi non mi ricordo di aver mai giocato, letteralmente giocato con mio padre, come vedo che altri bambini magari fanno con loro. Però l'ho sempre sentito vicino alla mia disposizione al gioco.